Non cambia idea sull'Italia l'agenzia di rating cinese Da Gong, che mantiene il giudizio tripla B sul nostro paese con outlook negativo. L'economia è stagnante, non ci sono le condizioni per una svolta strutturale del nostro paese. L'agenzia Da Gong parla per la prima volta in via ufficiale dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalle istituzioni europee. Si va ad affiancare così alle altre tre grandi agenzie di rating, ossia Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Un estratto dell'intervista alla Presidente dell'agenzia Da Gong della nostra Mariangela Pira. Penso che l'Italia, tra i paesi europei, sia stato quello che più ha pagato la crisi del debito europeo e che dovrà gestire questa situazione ancora per molto tempo, per la sua grave esposizione al debito pubblico. Dovrà lavorare ancora molto per raggiungere una svolta epocale e uscire da questa situazione. Pensiamo e speriamo che Da Gong Europe, che ha la sua base a Milano, dia un'occasione ai futuri investimenti bilaterali, dando più informazioni sull'Italia agli investitori cinesi e quindi favorire una futura ripresa economica italiana. Brasca, abbiamo visto la faccia della Cina che ci giudica, no? Di questo presidente di Da Gong. Le chiedo, visto il quadro economico, se in questo momento conviene comprare Italia sul mercato, e intendo dire azioni, obbligazioni, insomma, l'Italia piace al mercato in questo momento? L'Italia non piace al mercato in questo momento e questo potrebbe essere un buon motivo per comprarla, nel senso che questo significa che già i prezzi di mercato scontano tutte queste questo scetticismo, questo pessimismo sulla capacità dell'Italia di farcela. Certo, il nostro governo ha davanti a sé un compito non facile, io credo che con buona volontà si possa riuscire a percorrere quella strada di riforme che ci porterà a essere un membro importante della comunità europea, già siamo il terzo paese. Ovviamente dall'esterno ci giudicano per il nostro debito, non dimentichiamo che la crisi in Italia è stata più indotta da questa austerità che ci viene dall'esterno che non da effettivi errori nell'ambito della bolla del credito. Gli italiani non erano così intanto indebitati come gli inglesi, gli irlandesi, gli spagnoli e i greci, anzi avevano gestito le finanze pubbliche in modo meglio del solito, diciamo. Il deficit non era esploso. E quindi è l'austerità che ci ha fatto tanto male. A mio avviso è l'austerità che ci ha fatto male. Io spero che si possa uscire, che dare ai nostri partner europei la prova di volonterosità per fare delle riforme, e a quel punto anche i prezzi dovranno riconoscere che il sistema Italia è molto sottovalutato.